siamo completamente impotenti. Questa esperienza però mi ha ricordato, perché me l'ero scordata anch'io, era tanto tempo che non riuscivo più a pensare a cosa fare. Ho fatto questo film senza nessun finanziamento, con dei sacrifici enormi, è uscito, è scomparso dalle sale e mi ero quasi arresa, finché a un certo punto ho pensato che non poteva finire così, che questo è un argomento troppo importante. Non è possibile che ancora non si possa fare una riflessione su questi ultimi 20 anni che hanno massacrato questo paese. Ed è stato sufficiente pensare no, per avere prima una piccola idea che poi ha portato a un'altra idea, che poi ha portato tante altre persone a unirsi a questa battaglia e che ora ci sta facendo fare un'esperienza straordinaria, mai accaduta nella storia del cinema. Ma anche forse chi se ne frega della storia del cinema, un'esperienza meravigliosa. Brava! E allora questa esperienza mi ha rinsegnato che soltanto nel momento in cui ci mettiamo in moto riusciamo a vedere che cosa possiamo fare. Non vediamo cosa possiamo fare finché siamo immobili, ma è sufficiente fare il primo passo perché si possa vedere qual è il secondo e qual è il terzo. In uno di questi incontri con le scuole, perché stiamo cercando ovviamente di farlo vedere anche nelle scuole, un ragazzo mi ha fatto una domanda su quella canzone meravigliosa di Giorgio Gaber che si chiama La Libertà, che dice: la libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone, la libertà non è uno spazio libero, la libertà è partecipazione. E mi sono trovata a spiegare a questo ragazzo il senso di queste parole che mi sono sempre piaciute, ma come spesso capita si capiscono sempre più profondamente col tempo. E mi sono sentita dire a questo ragazzo che libertà e partecipazione significa che soltanto nel momento in cui partecipi si aprono delle possibilità.